Emendamenti al bilancio che cosa hanno riguardato? Sì, 7 emendamenti al bilancio previsionale 16-18, quindi i prossimi 3 anni della nostra città. Io ho chiesto degli spostamenti, ovviamente, non incrementi di spesa, ma spostare qualche centinaia di migliaia di euro da alcuni capitoli legati agli organi istituzionali, quindi le consulenze esterne, il surplus di stipendio che il sindaco ha decretato per il segretario generale, 16.000 euro all'anno in più, che io ho pensato fosse opportuno spostare tutti questi, diciamo, costi interni della macchina a principalmente ai capitoli delle politiche sociali, al sostegno per il pagamento delle utenze, al sostegno per la locazione di case, cioè il sostegno alle persone che cercano una casa e non hanno posto nelle case popolari, gli viene dato comunque un piccolo contributo per le locazioni normali, l'ambiente e altri piccoli, diciamo, gli impianti sportivi, per la gestione degli impianti sportivi, insomma alcuni emendamenti per far ricadere alcune risorse sul territorio togliendole al palazzo, alla macchina, ai dirigenti e ai costi, diciamo, degli organi istituzionali. Ecco, ora siamo già a un bel po' di mesi, no, di amministrazione Ghinelli, che giudizio date e diciamo, quali sono secondo voi i nei, se ci sono, più evidenti? Ma guarda, mi conosci un po', io sono abbastanza laico e devo dire non faccio il consigliere di opposizione solo, faccio anche il cittadino. A me sembra che ci sia una totale assenza di strategia. Gli atti oggi che vengono portati in giunta, in consiglio, lo dimostrano, un bilancio che non stento a definire di condominio, un piano delle opere pubbliche che ha usato più la gomma che il lapis, perché di fatto non c'è nessuna opera pubblica strategica nei prossimi 3 anni, non c'è un investimento specifico, si dice che il 2016 è l'anno del turismo, il giubileo, la giostra straordinaria, ma questo si scrive nel documento unico di programmazione, ma poi nel bilancio non troviamo nessuna risorsa. Quindi il giudizio al momento è totalmente negativo perché non vediamo una strategia politica e amministrativa per i prossimi anni. Ovviamente sono qua a fare il consiglio d'opposizione, ma anche a fare il cittadino, a rappresentare la città di Arezzo e a sperare che nei prossimi anni il governo cittadino possa lavorare in maniera migliore.